Ok ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come scendere di grasso senza perdere volume muscolare, che è un po' lo scopo di tutti quanti. Allora, prima di iniziare, lo dico brevemente, se siete nuovi in questo canale, questo è un canale di bodybuilding di alto livello. Io sono un preparatore agonistico, seguo professionisti e amatori nel campo del bodybuilding e quindi riporto quello che è il mio punto di vista, la mia esperienza, quindi tutto quello che concerne il bodybuilding di un certo livello. Quindi quello che andrò a dire in questo video, ve lo anticipo, è rivolto a quel pubblico. Non cerco like, non cerco follower e soprattutto non cerco di proporvi delle strade semplici. Il bodybuilding di alto livello vuol dire impegnarsi fino a un certo livello, io questo lo dico sempre e ci tengo a dirlo all'inizio di questi video. Quindi detto questo, vediamo come fare. Allora, primo punto dello scendere senza perdere troppo volume è la gradualità. Ossia, il cut è un processo non tanto lento, perché può essere più o meno lento e anche esagerare, farlo troppo lento è un errore, però è importante capire che è un processo graduale, ossia io non devo tagliare di botto e fare tagli troppo netti. Allora, tagliare 500 calorie a volte e ritrovarsi in giro 3-4 settimane che stiamo magari a 1500 calorie, siamo a 1000 calorie, ecco, una cosa infinitamente stupida, perché il nostro corpo si adatta a tutto quanto, quindi io vado a togliere margini di crescita. Quello che devo fare è cercare gradualmente ogni settimana di togliere un pezzettino, perché in questo modo sarò sicuro che riuscirò a fare il minimo necessario per ottenere il massimo dei risultati. Ossia, mi basterà togliere quel piccolo pezzettino e creare quel piccolo deficit calorico o aggiustare qualcosina di settimana in settimana affinché il mio corpo riesca a sfruttare questo cambiamento, a migliorare, quindi fare un passettino in avanti e così passo dopo passo. Se nell'arco di una settimana tolgo 500 calorie o creo comunque un deficit di 500 calorie, il mio corpo nel giro di una settimana si sarà adattato a un deficit molto basso, avrà avviato tutta una serie di processi a livello enzimatico, a livello ormonale per far fronte a uno stato di allarme che io gli sto in questo modo palesando in maniera molto netta e quindi ci avrò un crollo metabolico, i processi di ammigrimento saranno inficiati. Ricordiamoci sempre che il nostro corpo è veramente molto abile per far fronte a periodi di carestie e per sopravvivere alle carestie, quindi mantenere quanto più grasso possibile, perché semplicemente l'Homo sapiens ha vissuto praticamente fino adesso in situazioni di carestia perenne o comunque con un pericolo di carestia molto importante. È dal dopoguerra che viviamo un periodo di sovralimentazione e il nostro patrimonio genetico non si è ancora abituato a questo. Quindi dobbiamo cercare di fare le cose con gradualità, perché il nostro corpo è veramente brillante nel farci mantenere grasso anche nonostante un deficit accentuato. Secondo punto, e questo è il motivo per cui parlo di creare deficit e non semplicemente di scendere calorie, lavorate sempre con un misto di input e output calorico. Che cosa voglio dire? Abbiamo due protagonisti, da una parte quanto mangiamo e da una parte quanto consumiamo. E questo è dannatamente importante, ragazzi, perché oltre a sapere quanto vi allenate, e effettivamente se fate una o due serie in più impattate quanto voi state consumando, oltre a sapere quanto cardio voi fate nel corso della settimana, voi dovete considerare anche questo, il NEAT, che per comodità viene contato, o io personalmente lo conto sui nostri ragazzi con il passi giornalieri. Questo braccialetto io me lo tolgo in questo momento, sono in preparazione per dare un po' di contesto, comunque preparazione gara, io questo braccialetto me lo vado a togliere quando faccio cardio, me lo vado a togliere quando sto in sala pesi, quindi mi conta i passi che faccio fuori dalla palestra, quindi mi dà un indice bene o male di quanto spendo. Perché questo? Perché quando si va in deficit calorico, uno dei meccanismi di nuovo enzimatici e ormonali che il nostro corpo attua per farci risparmiare energia è quello di farci stare più letargici. Quindi se sto al telefono mi butto a letto, se posso non alzarmi verosimilmente non mi alzo, anche in palestra quando magari seguo un ragazzo, oppure in palestra tra una serie e l'altra tendo a stare molto più seduto e molto meno in piedi, soprattutto quando faccio gambe, però quello un po' c'è sempre. Quindi logicamente avere un indice di quelli che sono i passi è un ottimo segnale di quello che sto spendendo, e voglio giocare proprio su questo, ossia non voglio semplicemente scendere di calorie, ma in certe fasi può essere più intelligente aumentare per esempio il NEAT, aumentare un filo del cardio, aumentare il volume, anche se tendo a lavorare poco sul volume di allenamento in sola ottica di spegno energetico. Tutti questi ragionamenti potete seguirli sul mio log, su Rhino Nation. Se non lo conoscete, Rhino Nation è in questo momento la community più grande d'Italia del bodybuilding. Abbiamo più di 1000 membri, che sono tantissimi ragazzi e siamo super contenti di questo. Ci sono video inediti, articoli inediti, ma soprattutto i nostri log, ossia i nostri diari di tutto quello che facciamo giorno dopo giorno in preparazione in off season, i nostri allenamenti, mio, di Giorgia e di tutti i nostri atleti professionisti amatori. Quindi potete vedere veramente com'è la preparazione di un bodybuilder agonista.
quindi a 365 giorni l'anno. Dateci un occhio perché è super interessante, là potete trovare il mio log in cui spiego esattamente come modulo i passi, se salgo, scendo, allora tocco le calorie, insomma gioco con questi due protagonisti che sono ok l'input calorico ma anche l'output, e questo per permettere di arrivare in condizione molto più piena, con molte più calorie anche banalmente sotto gara. Terzo punto, la cura della peri-workout nutrition, ossia della nutrizione a ridosso dell'allenamento. Questa è una cosa di cui ho parlato tantissimo e se seguite questo canale sicuramente lo sapete, però ragazzi, perché la cura della peri-workout nutrition è fondamentale in fasi di cut? Perché effettivamente è una fase in cui la sensibilità insulinica generalmente è al top, quindi non ci serve fare un partizionamento, però è fondamentale per massimizzare la nostra performance e la ricaptazione di glicogeno muscolare. Quindi dare priorità ai carboidrati nel pre-workout, nell'intra-workout sotto forma di ciclodestrine, quindi carboidrati ad alta assimilazione che non pesano troppo sullo stomaco, ad alto peso molecolare, e nel post-workout è di fondamentale importanza. Massimizzerò la performance, massimizzerò il mio recupero e potrò logicamente conservare quanto più tessuto muscolare possibile in questa fase di cut. E verosimilmente, curandola per i workout nutrition, si tende a stare a calorie più alte, ossia piuttosto che dividerle in maniera pari, se le concentro, quantomeno concentro la quota glucidica a ridosso dell'allenamento, tendenzialmente riesco a dimagrire anche con calorie un po' più alte. Quindi curate la pre-workout nutrition. Quarto punto, parlando di allenamento, e questo è il motivo per cui prima ho detto non mi piace aumentare qualcosa in allenamento per la sola logica di risparmio energetico. Per quanto riguarda l'allenamento, l'unica grande differenza che ci deve essere tra il periodo di definizione e il periodo di bulk è quanto recuperate. Dovete sempre allenarvi in funzione del vostro recupero, ossia riallenare gli stretti solo dopo che hanno recuperato. Cosa vuol dire questo? Che in una fase di cut, inevitabilmente, avendo meno energie disponibili, avendo livelli di BF e di massa grassa più bassi, il nostro recupero sarà più lento e va bene così. Questo vuol dire che verosimilmente dovremo ridurre il volume, dovremo ridurre un filo la frequenza, tipo io una split con cui mi trovo benissimo in fase di preparazione è riposo, gambe, riposo, spinta, trazione, quindi riposo, legs, riposo, push, pull, riposo, gambe, riposo, spinta, trazione e continuo così, è fantastico, ho due giorni di recupero, uno prima delle gambe, uno dopo le gambe, quindi sono sicuro che nella sessione di gambe do il 110%, recupero molto bene, posso fare una sessione di spinta, una di trazione di fila e anche là sono sicuro di dare il 110%. Perché non la uso in off season? Perché in off season il recupero è più veloce, quindi riesco a fare anche gambe, spinta, trazione, riposo, gambe, spinta, trazione, riposo, perché avrò un recupero molto più veloce, ma in questo caso mi conviene ridurre il recupero e ridurre la frequenza e ridurre anche in parte il volume, quindi un po' meno serie, ma devo dare il massimo effort, la massima intensità e cercare di mantenere i carichi che ho raggiunto in off season durante tutta la preparazione. Perché? Perché l'aspetto che avrete sul palco a livello muscolare sarà determinato da quanto caricate, perché quella pasta, quella linea muscolare, quella graniticità, quella durezza muscolare la ottenete soltanto maneggiando fino alla fine carichi molto molto importanti. Fino alla fine vi parlo di una settimana prima, poi si fa logicamente un tapering, però se ho raggiunto questi carichi in off season io per tutta la preparazione sto qua e cerco anzi di aumentarli un filo. L'ultimo punto, capire fino a quando scendere. Questo è molto importante, ci dedicherò un altro video ragazzi in cui parlerò di quanto spingersi in cut. Ragazzi, non è detto che dobbiate spingere fino alla morte. Io vi dico, sono un preparatore che porta gli atleti sempre in condizione esemplare rispetto alla loro categoria. Su questo io sono maniacale, quindi se ve lo dico io, ragazzi, fidatevi. Però non è detto che dobbiate tirare tantissimo il cut e la condizione, perché semplicemente a un certo punto il gioco non vale la candela. Ossia, cercare di avere quel mezzo punto percentuale in meno di BF potrebbe non essere il caso nel momento in cui l'atleta perde troppo in termini di volume, perde troppo in termini di raggio. Perché? Immaginate una molla. Questo è il mio set point, ossia il livello di massa grassa a cui il mio corpo è abituato. Io pian piano che scendo, la mia molla mi tira sempre di più. A un certo punto non riesco a tenderla. Quindi non dovrei fare troppi sacrifici per tenderla ulteriormente di un altro punto percentuale. Che cosa faccio? Rimango qua, risalgo, ma risalendo avrò abbassato leggermente il mio set point, costruisco a livello metabolico in modo che la sessione e le competizioni precedenti, la stagione successiva, riesco a tirare la molla un filo di più, raggiungo la condizione gara con un filo di percentuale in meno. Però valutate sempre se il gioco vale la candela, ragazzi, è importantissimo capirlo, ascoltate il vostro corpo, ascoltate i feedback, a un certo punto vedrete che continuate a scendere, non avrete più un aspetto bello, non avrete più un aspetto qualitativo, non sentirete più pump, non sarete più esplosivi, allora in quel caso avete tirato troppo la corda, risalite leggermente. Ragazzi, questo è tutto per questo video, come al solito le domande scrivetele qua sotto, sarò ben lieto di rispondere, e con questo ci vediamo al prossimo video.